Salve a tutti amici di Elaborare Classico, oggi siamo qui a Torraca in provincia di Salerno, abbiamo come ospite l'ingegnere Nicola Materazzi, il padre della F40. Salve ingegnere. Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo qui perché oggi l'ingegnere ha ottenuto il titolo della cittadinanza onoraria di Torraca e con l'occasione gli porremo qualche domanda. È felice di aver ricevuto questo titolo, ingegnere? Ah, sono orgoglioso perché credo che, come dicevo prima, venire da queste terre che non hanno proprio una predisposizione naturale all'industria automobilistica come dell'Emilia Romagna, ci nasce in mezzo. Sì, in effetti credo che anche il percorso che uno deve fare diventa un po' più laborioso, sì. Perché io parlo poi degli anni 60, non parlo di oggi. Oggi c'è tutta un'altra movimentazione, c'è tutto un altro scambio. Una volta era un po' più complesso, però tutto sommato. Però con la passione. No, ma di fatto io era questo il mestiere che avevo scelto di fare. Ingegnere, come padre della F40, perché comunque è un'auto se non la più bella mai prodotta dalla Ferrari, una delle più belle. Ma, no, direi che più che è bella, è una macchina che ha creato una discontinuità. Difatti adesso si parla di hypercars. Sì. E sembra che l'F40 sia stata la prima a iniziare questa, che poi l'hanno seguita in pochi perché ci hanno provato, però non è che siano riusciti a fare qualcosa di meglio, di più. È una macchina che è nata come una successione, perché avendo fatto il GTO Evoluzione, sì. e avendo il GTO Evoluzione avuto un praticamente, essendosi trovata fuori il regolamento, perché hanno cambiato il regolamento sul motore, sul coefficiente per il calcolo delle cilindrate, si era deciso di abbandonarla. Però poi Ferrari pretese di farla provare a un giorno, allora mi disse: cerchiamo di lei faccia in maniera da fare questa GTO anziché la pista di stradalizzarla. Quindi è nata così, tutto sommato. Può raccontarci qualche aneddoto, una particolarità del rapporto che c'era tra la F40 e Enzo Ferrari, visto che è stata l'ultima auto voluta da... Lui era direi che la prima macchina che lui ha apprezzato, che gli è piaciuta moltissimo, è stato il GTO, perché se ne fece portare una in vista e gli hanno aperto il cofano e ho guardato e poi mi telefonò e dice: vede, io ho avuto la sensazione che lei avesse le idee molto chiare, perché guardare quel ingegnere, non è che io lo dica. Il discorso è che siamo passati dai motori trasversali che erano asimmetrici, perché la bancata era di là e una di là, al motore longitudinale, dove lei vede tutta la macchina, che se gli tira una linea in mezzo la vede simmetrica, e questo rende tutto. No, ma indipendentemente da tutto, mi sembra che... Poi naturalmente quando ha visto l'F40 si è entusiasmato ancora di più, gli è piaciuto moltissimo il motore, la disposizione di tutti gli organi. E direi che è rimasto particolarmente impressionato il giorno della presentazione, perché tutti i giornalisti che erano presenti non si aspettavano di vedere un oggetto così, quindi infatti il giorno dopo erano arrivate oltre 900 richieste. Però purtroppo poi è finito lì, cioè la Ferrari per fortuna, che poi Ferrari per fortuna, diciamo che è finita la sua esistenza, perché se avesse continuato a vivere e avesse assistito all'uscita del 348, mi sa che un po' di fiele l'avrebbe dovuto ingoiare con quello che hanno combinato quei signori. Comunque, diciamo che la F40 è stata l'ultima macchina. Difatti, se voi guardate, non è che c'è tanta gente che quando presentava una macchina nuova a Ferrari chiedesse: venga, si sieda accanto a me. A me mi chiamò tre giorni prima: prepari qualcosa da dire ai giornalisti, perché la macchina la conosce solo lei. Dice: lei si siede lì a fianco a me e ne parliamo ai giornalisti. Quindi questo già le dà un'idea di come. Ma direi che tutto sommato lui l'apprezzava moltissimo, perché poi all'epoca l'aveva provata Alboreto, che sì, era entusiasta. Eh,
male, perché ho detto no, non l'hai trattata male, perché la macchina in effetti era quella che era, quindi... Da ex esponente della Ferrari, uno dei più lungimiranti esponenti che la Ferrari abbia avuto, vedendo gli ultimi modelli presentati in questo periodo dalla Ferrari, che si somigliano un po' tutti, vedendo la GTC4 Lusso, la 812 Superfast o la Portofino, secondo lei come può essere l'andamento della Ferrari? Non lo so, io so solo che io non parlo dell'estetica, perché l'estetica adesso, una volta c'era la Piliparina, adesso ce la fanno all'interno, quindi hanno scelto questa strada. Ma proprio come vettore, allora io le dico una cosa, sono passati 31 anni da quando io avevo fatto un motore 2 litri con 400 cavalli, aveva 200 cavalli litro. La Ferrari oggi a 31 anni da quel motore non è ancora riuscita a fare un motore con 200 cavalli litro, e io le dico di più, io facevo l'F40, il GTO, per poter avere i 400 cavalli che avevo promesso a Ferrari. Non c'erano le elettrovalvole che ci sono oggi, che uno può pilotare, fa la legge di sovrappressione. Io sotto la Westgate mandavo i gas di scarico. Sì. La membrana della Westgate è di gomma. Io ho fatto impazzire la dottoressa della Bello in America, perché mi dice, tu mi chiedi l'impossibile, ma non è impossibile, se ti applichi, difatti poi me la fate. E difatti il GTO funziona realmente. Una grande macchina. Va bene, ingegnere, io la ringrazio per il tempo che mi ha concesso. E un saluto agli amici di Elaborare Classic. Auguri e buone cose!